Buenas tardes y mi más cordial bienvenida a todos los que nos seguís en directo o mediante la grabación o aquí en el Salón de Actos de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. Como digo, bienvenidos a esta duodécima sesión del ciclo de seminarios El Archivo de mi Historia, actividad que, como siempre señalamos, está coorganizada con el Instituto de Historia de la Europa Mediterránea del CNR italiano. Esta jornada supone la tercera que dedicamos a la historia contemporánea, pues recordamos que ya hemos tenido dos sesiones referidas a ese periodo, concretamente la de los días 19 de octubre y del 15 de diciembre del año pasado, del año 21. Y en esas dos sesiones tuvimos la ocasión de contar con dos historiadores y con dos archiveros que nos relataron las posibilidades de investigación que ofrecían el archivo, el archivo histórico diplomático del Ministerio de la Falle Esteri y el Archivo General de la Administración. Esta tarde damos cabida al Archivo de los Papas, a la institución que custodia los documentos referidos al gobierno de la Iglesia Universal. En otras palabras, a uno de los centros de investigación histórica más célebres del mundo, el Archivo Apostólico Vaticano. El patrimonio documental que en él podemos encontrar abarca 12 siglos, siendo actualmente los años correspondientes al pontificado de Pío XII los últimos documentos que están permitidos consultar. Circunstancia que ha suscitado recientemente el interés de numerosos estudiosos, pero los materiales a los que más abundantemente nuestros invitados van a hacer referencia esta tarde se retrotraen al menos estudiado y, sin embargo, clave siglo XIX. Menos atractivo mediáticamente, pero sin duda imprescindible para entender la historia de la Iglesia italiana y de la Iglesia española y también imprescindibles para entender la historia del Reino de Italia. Hablarán de un momento en el que se desarrolla la relación entre religión y laicidad y de unos años que serán considerados fundamentales para diseñar estrategias sociales y políticas de la construcción del Estado. En un principio, durante este periodo, los años que transcurren entre 1846, año del comienzo del pontificado de Pío IX, y 1939, que es el final del pontificado de Pío XI, verán estos años la celebración del Concilio Vaticano I, la pérdida de los estados pontificios en favor de Italia, la definición del dogma de la Inmaculada Concepción y de la infalibilidad del Papa, el establecimiento de las bases de la enseñanza social católica, la promulgación del Código de Derecho Canónico y la firma de los Pactos de Letrán que convirtieron a la Ciudad del Vaticano en un Estado soberano. Por tanto, todos estos elementos que contribuyeron a delinear la identidad nacional y la secularización de la sociedad son elementos que estamos seguros que despertarán un gran interés entre nuestros asistentes y nuestros oyentes. Agradeciendo muy especialmente a nuestros dos invitados de esta tarde su disponibilidad para intervenir en la sesión de hoy, os recuerdo, como siempre, que después de las intervenciones se abre un turno de debate y dichas preguntas nos las podéis formular en el chat del canal YouTube o aquí directamente en la sala. También, como siempre, un saludo a Matteo Bennati por la ayuda técnica que nos ofrece todas las tardes. Y sin más dilación, voy a dar la palabra a la profesora Iannuzzi, que se va a encargar de presentar de una manera más formal a nuestros invitados de esta tarde. Muchas gracias a todos. Gracias, Elena. Buonasera a tutti quanti. Parliamo dei nostri illustri ospiti di questa sera. Incominciamo con Luca Carboni, dell'Archivio Apostolico Vaticano. Si è laureato in Scienze Politiche all'Università della Sapienza e si è diplomato in Archivistica alla Scuola Vaticana di Paleografia Diplomatica e Archivistica.
e dal 98 in servizio presso l'archivio segreto Vaticano, attualmente archivio apostolico Vaticano, e ricoprendo vari ruoli. È stato segretario generale dal 2003 al 2014 e poi è passato a ruoli scientifici come archivista. Dal 2005 è anche docente di archivistica presso la Scuola Vaticana di Paleografia e diplomatica e archivistica, così anche come ha collaborato dal 2015 al 2021 come docente in archivistica generale presso il corso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali della Scuola di Alta Formazione e Studio dell'Istituto Centrale degli archivi del libro. Attualmente si occupa del riordino e inventariazione dei fondi archivistici, in particolare delle rappresentanze pontificie in archivio, ma oltre a questo anche si sta occupando sulla inventariazione delle carte Teiner, prefetto dell'archivio tra il 1855 e il 74, di cui è anche scritto ha redatto la voce del dizionario biografico. Si sta occupando di inventariare il fondo ufficio verifica del governatorato, cioè dell'ufficio sulla censura delle poste vaticane tra il 40 e il 45. La sua attività di archivista anche ha un aspetto anche proprio di ricercatore e di studioso. Infatti ha preso parte in innumerevoli seminari e convegni. Innumerevoli sono anche i suoi contributi. Qui solo ricordo un paio di pubblicazioni. Nel 2016 i documenti su Cristina di Svezia nell'archivio segreto Vaticano, presenti in Roma e Cristina di Svezia in Requieta Sovrana a cura di Gaetano Platania, uscita a Viterbo per sette città nel 2016. E sempre in quest'anno l'archivio del Pontificio, il Reale Hospital de los Italianos in Madrid, pubblicato nell'archivio storico dell'immigrazione italiana sempre nel 2016. Una delle sue ultime pubblicazioni è questa del 2022, le carte dell'archivio della delegazione apostolica negli Stati Uniti e il pontificato di Pio XII, nuovi versamenti e riordinamenti, le carte dei rappresentanti papali di origine statunitense. Scritta in collaborazione con Giuseppe Lo Bianco e presentato nella Santa Sede degli Stati Uniti e le relazioni internazionali durante il pontificato di Pio XII. Adesso passiamo invece a presentare Andrea Ciampani, lo storico di questa sessione, attualmente professore ordinario di storia contemporanea presso il corso di laurea in scienze politiche internazionali della LUMSA, dell'Università LUMSA di Roma. E anche qui una lunga carriera, dottore di ricerca presso l'Università di Roma III, ha avuto diverse esperienze di post-dottorato presso l'Istituto Storico Germanico, presso l'Università Cattolica di Lovagno in Belgio e anche all'Università di Padova. Attualmente chairman del board del Network Encounters of European Elites in the 19th century, è coordinatore del gruppo permanente di ricerca Europa Sociale ed è direttore anche della rivista Sindacalismo, rivista di studi sulla rappresentanza del lavoro nella società globale. Fa parte del comitato scientifico di Archivum Historiae Pontificiae. È un lungo curriculum che è impossibile adesso in qualche modo ricordare tutto. Ricordo che anche lui ha partecipato a numerosi convegni e seminari. E anche in particolare mi fa piacere ricordare un importante seminario che si è celebrato proprio qui alla scuola tra 2016 e 2017, quando era direttore Fernando García Sanz, insieme a Pedro Álvarez Lázaro della Università de Comillas, a Gesné de l'École Française. Questo importante seminario su religion, laïcidad y sociedad en la storia contemporanea di Spagna, Italia e Francia, poi è diventato un libro e una pubblicazione, prima uscito nel 2017 in spagnolo e successivamente nel 2018 in italiano e nel 2019 in inglese, per farvi capire la rilevanza di un primo studio, di uno studio di comparazione tra la realtà spagnola, italiana e francese in questo importante momento di passaggio tra la religione, la laicità e la trasformazione delle società. Ha pubblicato in innumerevoli saggi, articoli e monografie. Qui ricordo proprio le ultime. L'ultima del 2020, Giulio Pastore, 1902-1969, rappresentanza sociale e democrazia politica.
E poi nel 2021 Santa Sede, Chiesa e Politica al tempo del Concilio, edito nel volume curato da Marina Formica, Roma Capitale, la città laica, la città religiosa, 1870-1915, e tanti altri contributi sulla Grande Guerra, veramente sul Concilio Vaticano I e la modernità con Baumeister e Jankowiak. Pubblicato nel 2020. Qui mi fermo perché la lista è lunga, quindi come potete vedere, e questo diciamo è il volume di questi seminari celebrati proprio qui nelle scuole. Lascio la parola a Luca Carboni che inizia, faranno un po' una sessione dinamica e quindi ringrazio molto Luca Carboni, lascio a lui la parola. Arrivederci. Grazie Selena, grazie Isabella, buonas tarde. E ora torno all'italiano che parlo meglio. Mi fa piacere questo confronto ravvicinato tra un archivista e uno storico proprio sul tema delle fonti d'archivio e della ricerca storica, coscienti ognuno della specificità del proprio mestiere. E gli storici, quando entrano in un archivio, trovano elenchi, indici, inventari, strumenti che guidano la loro ricerca, ma ahimè, le carte non arrivano in un archivio storico pronte per la consultazione. Un inventario, anche più sommario, richiede sempre un riordinamento preventivo, spesso un lavoro complesso di identificazione delle carte, un'unità d'archivio da riordinare e descrivere, non sempre facilmente distinguibile e descrivibile come un frontespizio del libro. E spesso un inventario sommario non fa altro che indicare il titolo originario di un fascicolo dato dal burocrate del passato, titolo a volte generico, prettamente amministrativo e non finalizzato alla ricerca storica. E soprattutto negli archivi non tutte le carte fondi sono riordinate e inventariate, un archivio storico è in continua crescita e evoluzione. È per questo che l'archivista è stato visto spesso nel passato come mediatore indispensabile tra le carte e il fruitore finale di esse, cioè lo storico. Oggi negli archivi poi sono cambiati i fruitori, sono cambiati gli strumenti con il web e il digitale, si sono dimezzati, soprattutto in Italia, gli archivisti e quindi questo rapporto tradizionale ci dobbiamo domandare se questo rapporto che collega l'archivista e lo storico sia cambiato, ma forse questo è il tema di un altro incontro. Oggi vorrei da archivista guidare alle fonti e segnalare piste di ricerca che poi sarà compito dello storico interpretare e a cui lo storico darà nuova vita, rendendo però consapevoli delle difficoltà e delle problematiche delle ricerche in archivio. Con Andrea non è necessario perché Andrea è un grande frequentatore e conoscitore di archivi. E sono problematiche legate alla storia e alle vicissitudini degli archivi, quindi rimaneggiamenti, viaggi, dispersioni, smembramenti, perdite, scarti, spostamenti interni ai depositi, presenze di archivi inserti o aggregati, ritrovamenti successivi e così via. Sono tutte problematiche che ogni archivista deve affrontare nel riordinamento dei fondi a lui affidati e che condizioneranno il suo lavoro, ma anche le ricerche dello storico. Oltre alle tematiche poi prettamente archivistiche, che sono quelle delle modalità dell'ordinamento originario e come vedremo tra breve, quello del controllo della movimentazione dei fascicoli. Un ultimo avvertimento poi per quanto riguarda gli archivi vaticani, la moltiplicazione dei soggetti conservatori. Io oggi parlerò dell'Archivio Apostolico Vaticano, ma la legge vaticana sugli archivi della Santa Sede del 2005, che per la prima volta legifera sugli archivi della Santa Sede, prevede l'esistenza di 7 archivi separati dell'archivio segreto. La Congregazione per la Dottrina della Fede, quello della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, la seconda sezione della Segreteria di Stato e via dicendo. Oltre a questi 7 ne esistono altri che per prassi mantengono un proprio archivio storico. Siamo il più piccolo Stato del mondo, ma lo studioso quando entra in Vaticano deve sapere che non c'è solo l'Archivio Apostolico Vaticano da indagare, ma ce ne sono altri 9, perlomeno, che potrebbero dare spunti alle sue ricerche. Ora, con Andrea abbiamo deciso di procedere per pontificati, quindi partiremo dalla nascita del Regno d'Italia e quindi dal pontificato di Pio IX, accennando brevemente a quello di Leone XIII, e poi successivamente passeremo a quelli più contemporanei di Pio XI e di Pio XII. Le carte di Pio IX vennero tardivamente aperte agli studiosi nella loro totalità, come ha detto già Elena, per
per tutte le problematiche del Concilio Vaticano I, dell'infallibilità, della presa di Roma e quant'altro, solamente a partire dal 1966. Un sicuro punto di riferimento per tutte le ricerche storiche sul pontificato di Pio IX sono i tre volumi scritti successivamente dal gesuita Giacomo Martina. Tra l'altro questo mese di febbraio ricorre il decennale della morte, che videro la luce tra il 1974 e il 1990. Nell'ultimo volume del 90 c'è un appendice con cui chiude il volume Martina sulle problematiche aperte dal materiale conservato negli archivi vaticani. Ora, soffermarsi su ogni problematica archivistica sollevata da Martina richiederebbe un'unica relazione. Diciamo che nel corso degli ultimi 20 anni molto è stato fatto in Archivio Vaticano in tema di riordinamenti e di inventariazione sotto la prefettura di Monsignor Pagano, e ciò che sembrava mancare è stato sicuramente molto spesso disvelato. Ciò che era parzialmente consultabile oggi è divenuto totalmente consultabile. Per il nostro periodo, cioè per l'ultimo Pio IX, dal 1870, possiamo ricordare negli ultimi 20 anni che sono state rese disponibili tutta la corrispondenza dei sovrani e particolari dell'archivio particolare di Pio IX dal 1872 al 78. Martina sottolineava che la documentazione arrivava al 1872, non trovò le lettere successive, oggi nel 2007 sono state rintracciate, riordinate e inventariate, si tratta di circa 400 documenti. Nel 2001, e su questo torneremo, è stato riordinato e inventariato lo spoglio di Pio IX, spoglio che Martina non conosceva assolutamente. E si è proceduto poi all'inventario e al riordinamento delle famose carte Soderini-Clementi, cioè i due autori di un'inedita storia di Pio IX, interessantissima però perché ai primi del Novecento ricorreva a una quantità di materiale densissima, di documentazione, anche di fonti orali, che oggi sono di difficile reperibilità o introvabili. Nel 2013 sono state riordinate le carte Kanzler, che erano conosciute dagli anni 40 del secolo scorso già da Paolo Dalla Torre, ma sono state per la prima volta riordinate e inventariate nel loro complesso. Hermann Kanzler è il generale, l'ultimo generale dello Stato Pontificio, e quindi danno nuova luce sulla presa di Roma. Fino al 2018, in cui sono state rintracciate e anche qui finalmente ritrovate e segnalate le carte dell'archivio del Consiglio dei Ministri dello Stato Pontificio. Martina le ricercò sia nell'Archivio Vaticano sia nell'Archivio di Stato di Roma, segnalando appunto l'inesistenza di questa documentazione che invece oggi è stata trovata. Al di là del rintracciare e del riordinare fondi che si trovano incastrati, come vedremo, in altri fondi, ricordiamo che l'Archivio Vaticano ha 80 chilometri di scaffalature in continua evoluzione, questo è un problema, e quindi ogni tanto esce fuori qualcosa nel riordino. Ci sono poi le acquisizioni nuove e i versamenti recenti. Nel 2009 l'archivio ha ricevuto le famose carte de Merode, cioè le carte relative ai terreni e beni immobiliari a Roma di Monsignor Frédéric François Xavier de Merode, il proministro delle armi e successivamente elemosiniere di Papa Pio IX, e le carte del nipote Charles Vert de Merode. Ora, il fondo comprende tutta una serie di contratti, compravendite di terreni e immobili, ma alcuni di questi beni e terreni furono oggetto della convenzione edilizia, della prima convenzione edilizia del Comune di Roma, del nuovo Regno d'Italia, con De Merode per la costruzione di Via Nazionale e l'urbanizzazione di tutta quell'area tra la stazione centrale di Roma Termini e il Tevere, i Prati di Castello, negli anni successivi al trasferimento della capitale del Regno d'Italia a Roma. Fu l'unica convenzione che era già stata firmata con lo Stato Pontificio e venne siglata anche con il nuovo Stato. Sulla nobiltà nera e papalina che fece affari con il nuovo Stato, già Caracciolo su Roma Capitale aveva scritto. Su Pio IX mi fermo a una sola segnalazione e a una riscoperta che è avvenuta appunto con il riordinamento fatto solamente nel 2001 dello spoglio Pio IX. Quando Martina cercò l'atto della capitolazione di Roma, l'atto originale del 1870, lo ricercò invano, segnalando che il fascicolo a cui rimandava il protocollo della segreteria di Stato del 1870 era in realtà vuoto. Nel 2001, riordinando lo spoglio Pio IX, si è trovata un fascicolo con la camicia con gli stemmi di Pio X, non di Pio IX, e con dentro
la capitolazione originaria di Roma firmata da Kanzler e Cadorna, ma anche la corrispondenza tra Antonelli e Cadorna relativa alla città leonina e alcune lettere di Quintino Sella del 1872. Ora, dopo l'apertura del pontificato di Pio XI, andando a leggere l'inedita storia della conciliazione scritta da Monsignor Borgoncini Duca e che si trova nell'archivio della seconda sezione della Segreteria di Stato, manoscritta, si apprende che Pio XI fece prelevare dagli archivi della Segreteria di Stato la capitolazione e le carte sulla città leonina per consegnarle a Francesco Pacelli e farle visionare a Mussolini. In pratica il Papa diceva: guarda che tu mi stai dando meno, io ti sto chiedendo meno di quello che in realtà avevo diritto, perché la capitolazione comprendeva anche la città leonina. Probabilmente le carte rimasero sulla scrivania del pontefice Pio XI, e questo spiega la camicia con gli stemmi di Pio XI. Morto Pio XI, l'archivista della Segreteria di Stato disse: ma questo non va nello spoglio di Pio XI, lo mettiamo nello spoglio di Pio IX. E non è di secondaria importanza il ritrovamento di questa documentazione, perché tra l'altro è la minuta di Antonelli a Cadorna, con cui l'Antonelli chiede di proseguire l'occupazione della città leonina, lettera che Martina aveva ipotizzato come mai esistita e che invece appunto esiste. Noi non sottolineeremo mai l'importanza di governare la gestione dell'archivio corrente. Ecco, le operazioni essenziali di classificazione delle carte e di controllo della loro movimentazione. A me piace sempre iniziare le lezioni di archivistica con una frase meravigliosa di Leopoldo Santi, l'archivista italiano, primo direttore dell'Archivio Centrale dello Stato, il secondo direttore dell'Archivio Centrale dello Stato. Negli anni 60 le fonti documentarie per la storia si difendono e nascono nell'archivio informazione. L'annuncio, e venendo ora, e poi passerò la parola al professor Ciampani, al pontificato invece di Leone XIII, l'apertura della documentazione Leone XIII segue di 12 anni quella di Pio IX. Siamo nel 1978. Questo è il campo di Andrea, quindi lungi da me di sostituirmi allo storico. Segnalo per l'epoca, oltre al fondo ordinario della Segreteria di Stato, l'importanza degli spogli. Dello spoglio di Pio IX abbiamo già accennato, è importante e famoso per gli studi anche lo spoglio di Leone XIII. Era già conosciuto, ma nel 2013 ha subito un riordinamento e un'inventariazione definitivi. Un'intera serie dello spoglio è dedicata alla questione romana, un'altra a Don Davide Albertario, e per ricollegarci alla storia inedita di Pio IX di Soderini Clementi, contiene anche un'altra storia inedita manoscritta di Pio IX, opera di quel singolare personaggio prelato che era Monsignor Vincenzo Tizzani. Ma oltre agli spogli dei papi, l'archivio conserva gli spogli dei cardinali e degli ufficiali morti nella Curia romana a Roma. Per coloro che sono morti entro il 1958, cioè la data di consultabilità della documentazione vaticana, l'archivio conserva 229 spogli di cardinali. Per l'argomento oggetto di questa giornata, sicuramente sono utilissimi quelli di Rampolla del Tindaro, di Nina, di Biglio, di Ciaschi, ma anche quelli dove possiamo trovare parte dei verbali di alcune commissioni cardinalizie che potrebbero interessare il nostro tema, ad esempio la commissione cardinalizia sull'Unione Romana per le elezioni amministrative di Roma. E tra gli spogli che conservano appunto questa documentazione, sicuramente Andrea lo conosce bene, lo spoglio del cardinale Domenico Jacobini. Però sull'Unione Romana, come non lasciare la parola a Andrea Ciampani, che su di essa ha scritto un saggio, direi definitivo, circa 10 anni fa, se non erro, storico che non solo conosce gli spogli, ma ha indagato anche gli archivi di famiglia, che spesso per una concezione patrimonialistica delle carte conservano anche carte d'ufficio che negli archivi degli uffici non si ritrovano più. E quindi molto volentieri passo la parola al professor Andrea Ciampani. Grazie mille Luca, grazie per questo tuo intervento, penso molto prezioso anche per la sala. Io vorrei ringraziare anch'io per l'invito a questo incontro molto singolare, perché non è facile mettere insieme archivista e storico, cioè ognuno vola va per la sua strada e poi si incontrano, e quando si incontrano nascono delle cose interessanti. Solo volevo ricordare che Massimo Bernardini, che per tanti anni ha fatto Rai Storia
i vari programmi sulla storia, diceva che proprio era questo che lui voleva realizzare incontrando nelle sue lezioni i professori, cioè conoscere coloro che andavano in archivio. Quindi in qualche maniera, diciamo, rinviava a questo nostro incontro. E poi una seconda cosa devo dire subito all'inizio, cioè è chiaro che, per come è stato detto, l'accesso alle fonti custodite dall'Archivio Apostolico Vaticano sono molto importanti, ma non sono molto importanti solo per la storia della Chiesa. Ecco, questo è il significato anche un po' del titolo di questo nostro incontro, cioè i cattolici nel Regno d'Italia, perché come pare già chiaro da quelle cose che sono state dette, bisogna guardare la ricostruzione storica sul lungo periodo. Adesso dirò poi anche alcune cose su questo tema, perciò non a caso diciamo, abbiamo avviato questa nostra riflessione quasi sotto un inedito spunto interpretativo, che lancio così, Luca lo sa, insomma, un po', cioè da Porta Pia a Porta San Paolo, perché appunto che collegano tra l'altro i due fondi archivistici di cui stiamo parlando, cioè appunto Pio IX e Pio XII, cioè da Porta Pia, dall'ingresso delle truppe italiane a Roma, in quella dimensione così drammatica appunto della, di una, un atto di guerra, all'altro atto di guerra, cioè la difesa di Roma dalle truppe tedesche, in cui sono presenti molti cattolici e nella quale, nella difesa di Roma, sarà coinvolto, come vedremo, in prima persona la Santa Sede, oltre che i cattolici romani. Più di quello che la storiografia spesso lascia raccontare. Però prima di entrare dentro le questioni, vorrei anch'io ringraziare un po' l'Archivio Apostolico Vaticano, perché è vero che io lo frequento da molto tempo, ma proprio per questo ho accumulato vari debiti di riconoscimento. E quindi vorrei ringraziare non solo Padre Pagano, Luca, che è oggi qui con noi, nonostante le situazioni di attualità, si può dire così, Giovanni Castaldo, Giovanni Coco, oltre anche agli altri, diciamo, archivisti che conosco e che certamente sono molto validi, e soprattutto anche due figure che hanno aiutato molto il giovane studioso per molti anni, e cioè coloro che sono incaricati della sala indici e che sono lì apposta per aiutare gli archivisti a muoversi tra i tanti indici che nel frattempo si sono spostati in varie sale e adesso sono molto più, diciamo, fruibili rispetto a un tempo, e cioè Carlo Piacentini e Luciano Cipriani, oltre che tanti altri che naturalmente non ricordo, ma insomma, che conosco ormai personalmente, quindi apprezzo molto il loro lavoro. Ora, cercare di declinare questo tema del lungo periodo, cioè del significato della presenza pubblica dei cattolici nello Stato italiano, che questo vuol dire sostanzialmente da Porta Pia a Porta San Paolo, e vedere il cambiamento per cui da una situazione drammatica si arriva quasi a una, anzi, una vera e propria, a mio avviso, difesa dello Stato italiano in una situazione altrettanto drammatica da parte del mondo cattolico e della stessa Santa Sede. Nel fare questo io vorrei introdurre alcune avvertenze, poi dopo entro nel merito rapidamente di alcune questioni. La prima è che bisogna conoscere la storiografia quando si va in archivio. E non a caso anche nell'Archivio Apostolico Vaticano c'è una sala dove ci sono dei volumi di consultazione che sono molto utili. Bisogna conoscere la storiografia. Il rischio è che quando si entra in un archivio si ha la tendenza a dire, ma come se uno ricominciasse da zero, come se la storiografia, la storia, lo studio della storia non fosse anch'esso una scienza che va a stratificarsi, che va a stratificarsi, e quindi bisogna necessariamente, e prima di entrare in archivio, avere una conoscenza degli studi che sono stati compiuti. Per questo è prezioso il richiamo a Martina, per esempio, no? Che faceva Luca, perché appunto uno sa quello che ha visto Martina, sa cosa ha studiato e quindi può orientare i suoi studi. La seconda cosa è che bisogna saper leggere le carte. Diceva Fernando García Sanz in un precedente intervento, e qualche volta le carte sono come dei codici che lo studioso deve saper individuare, sciogliere,
perché ci sono dei tic, ci sono delle, delle formulazioni che dicono di più di quello che dicono testualmente. E quindi bisogna poco a poco conoscere le carte, e non si finisce mai di apprendere, cioè, nonostante frequenti da qualche anno, appunto, per esempio anche l'archivio apostolico vaticano, si continua sempre ad apprendere, perché si può, magari qualche tic l'abbiamo capito, insomma, l'importanza di una intestazione l'abbiamo capita, come diceva prima, saper riconoscere le istituzioni per capire dove sono le carte, e capire chi sono coloro che istruiscono la pratica e poi chi effettivamente la svolge, e le relazioni tra gli uffici, le relazioni tra i minutanti e, come vedremo, anche coloro che scrivono dei testi, le varie bozze, le varie minute. Quindi bisogna saper leggere le carte e poi collocarle in un contesto, sempre collocarle in un contesto, perché poi, appunto, conoscendo le carte, quella stessa formulazione in un certo contesto vuol dire una cosa, in un altro contesto può additare altri significati. E il contesto aiuta a comprendere il testo. Io avevo ho conosciuto un collega giovane che conosceva molto bene tutti i dossier che lo interessavano, ma non aveva compreso il senso. C'era un fraintendimento dovuto appunto a una conoscenza puramente testuale e senza comprendere il contesto e le dinamiche delle varie strategie che stavano intorno a certi documenti. In tutto ciò ovviamente il tempo aiuta, e dico questo perché qualche volta il sistema formativo attuale è un sistema formativo che tende a bruciare invece i tempi, e questo non aiuta naturalmente la comprensione. E il sistema universitario, faccio solo una battuta, non entro nel merito, non aiuta assolutamente, perché appunto per come è costruito oggi in Italia, ma forse non solo in Italia, il sistema universitario spinge a una continua proliferazione di saggi non ponderati e non maturi, diciamo così, secondo le cose che ho detto prima, cioè la capacità di conoscere la storiografia, leggere le carte e collegarle in un contesto. E tutto ciò aiuta anche a porsi le domande, cioè anche di fronte a un testo che non va letto dunque come qualcosa, come un totem, è vero, da prendere senza appunto collocarlo insieme in connessione con le altre, bisogna porsi le domande e non invece muoversi secondo dei pregiudizi ideologici, come qualche volta avviene, e muoversi con continue ipotesi che siano falsificabili, cioè messe in discussione e verificate appunto con altri documenti, altre letture, altri studi magari di altri studiosi. Una nota, diciamo, psicologica, se posso. Ogni tanto mi è capitato che invece le ipotesi erano corrette. Insomma, uno trovare un documento che dopo 5 anni di lavoro ti conferma, da una parte ti dà soddisfazione, dall'altra parte ti dice, però dopo 5, tra essi trovata prima, magari, ecco, quindi solo questa osservazione, diciamo, tanti dubbi, tante questioni, no? Vedo qualche ricercatore conviene, insomma. Un po', qualche volta un po' di rammarico, in realtà poi non è vero, perché quel lavoro lì non è comunque inutile, perché è servito a tutte le altre cose che ho detto prima. E naturalmente, se connettiamo le due cose, cioè il sistema formativo che non aiuta e il tempo che non c'è, comprendiamo anche perché ci sono molte tentazioni di proposte teleologiche, di interpretazioni che in qualche maniera devono confermare se stesse, e quindi il documento utilizzato per confermare una ipotesi che deve comunque tornare. Ultima questione che mi sembra rilevante è che negli archivi è interessante, no, nella mia esperienza, indagare le dinamiche tra attori singoli e istituzioni, che mutano nel tempo e nello spazio, cioè anche gli attori e le istituzioni non sono sempre le stesse,
mutano nel tempo e nello spazio, e dunque un documento di una certa istituzione, appunto gli affari, la congregazione degli affari ecclesiastici straordinari, può mutare perché è mutata la sua composizione interna, oppure è mutata e maturata in alcuni cardinali una diversa valutazione, o semplicemente perché è cambiato il contesto. Quindi uscire da questa logica del documento isolato che risolve tutti i problemi. Ultima osservazione, tra l'altro questo è interessante, anche io ho avuto anche modo di vedere gli archivi in altri paesi, per esempio in Belgio in particolare, e le stesse problematiche ci sono, e naturalmente anche qui avere la percezione delle diverse istituzioni che producono archivi, e questo aiuta naturalmente a comprendere il lavoro archivistico. Vorrei chiudere con questa prima introduzione, diciamo, e poi passare a altre considerazioni, cercando, diciamo che è un po' il tema centrale del mio intervento, mettere in discussione quella che è talora una, a mio avviso, falsa contrapposizione. Cioè la contrapposizione tra il ricercatore d'archivio e il brillante interprete. Io credo che sia una falsa contraddizione. Cioè io credo che il rigore archivistico, che certo non deve essere fino a se stesso, perché allora è veramente estenuante, allora è un cattivo ricercatore, non è una contrapposizione. Il ricercatore deve usare il rigore, ma nello stesso tempo deve avere, come abbiamo penso capito, una intelligenza della realtà nel suo complesso, e quindi porta il rigore archivistico alle interpretazioni. Le interpretazioni che non hanno alle spalle il rigore archivistico spesso sono qualche volta geniali, qualche volta portano fuori strada totalmente, ma anche quelle geniali poi hanno bisogno di essere appunto sostenute, ecco, perché altrimenti sono facilmente falsificabili, cioè giustamente vengono messe in discussione. E questo è veramente, per esempio, una cosa che si potrebbe, io penso, si può senz'altro ricondurre alle letture che sono state compiute intorno appunto a Pio IX e Leone XIII dell'ultimo ventennio. C'è molto da studiare sull'Ottocento ancora molto da studiare sull'Ottocento, come mi pare anche emerga dalle, diciamo, aperture, rielaborazioni, cure degli archivi di cui ci ha detto adesso Luca. E per esempio l'Unione Romana. Gli studi sull'Unione Romana che ho condotto anche attraverso altri archivi, non solo attraverso l'archivio apostolico vaticano, ma attraverso per esempio l'archivio centrale dello Stato, attraverso l'archivio di Stato di Roma, attraverso le carte Campello, appunto carte di privati che stanno fuori, e in queste letture oggi noi possiamo, incrociando i vari fondi, avere nuove interpretazioni sul legame tra laicato cattolico e curia romana negli anni che vanno subito dopo Porta Pia. Quindi rileggere il decennio o anche il ventennio, perché appunto Pio IX muore nel 78 e Leone XIII in qualche maniera riprende e continua alcune dinamiche che non erano solo del Papa, ma erano di un gruppo di cardinali che governavano in questo periodo la Curia Romana e la Santa Sede. Dunque sono lo stesso gruppo di cardinali, quello che abbiamo chiamato il centro cardinalizio, che si crea alla vigilia del Concilio e che durante gli anni 70 diventa il gruppo dominante presso la Curia Romana, è questo appunto centro cardinalizio che porta all'elezione di Leone XIII. Oggi abbiamo anche il documento, cioè il diario di uno dei nostri citati, del Cardinal Bilio, che è conservato presso i Barnabiti, che ci dà quasi il giorno, anzi ci dà il giorno precedente al concilio, in cui un certo gruppo di cardinali, che già erano, diciamo, molto vicini a Pio IX, nel governare la Chiesa, scelgono Pecci come candidato da sostenere al conclave. Quindi
qualche scoop ci sta ancora, insomma, si può ancora fare, ma appunto a noi non serve lo scoop in quanto tale, ci interessa quello che il documento ci consente di comprendere, e questo naturalmente credo sia una cosa molto importante. L'Unione Romana è figlia, è collegata alla nascita di questo centro cardinalizio. E innanzitutto è stato possibile ridatare la nascita dell'Unione Romana, che prima era posta nel 1871 e invece adesso è posta nel 1877, dopo una fase di incubazione tra 75 e 76, che segue appunto a quel processo che nel 1876, dopo la morte di Antonelli, porta una congregazione cardinalizia composta da Bilio, da Franchi, da Mertel, da Franzelin e Monaco La Valletta, segretario Cardinal Nina, che portano a dire che i cattolici non solo è lecito, ma i cattolici è doveroso votare alle elezioni politiche. Dunque il non expedit viene messo in discussione, solo che bisogna prepararsi, appunto, bisogna preparare l'opinione pubblica, bisogna preparare il mondo cattolico alla partecipazione secondo alcune condizioni. E dunque l'esperienza dell'Unione Romana rientra come una sorta di esperimento che serve a vedere come potrebbero i cattolici romani, e dunque Roma capitale d'Italia, vero? Prepararsi in un futuro agone politico. E come vedete qui la ricerca si collega a una dimensione interpretativa. E la ricerca però ha bisogno appunto di ricostruzioni. Quali sono le carte fondamentali, le carte degli affari ecclesiastici straordinari, le carte di Domenico Jacobini, di cui abbiamo appunto citato, il fondo borghese, perché appunto è un fondo vastissimo in cui c'è una parte dell'Ottocento che è collegata a Marcantonio e Paolo Borghese, che erano i promotori dell'Unione Romana. E questa visione, per cui l'iniziativa dell'Unione Romana, che inizialmente pareva locale, che pareva marginale, e in qualche modo affidata quasi a degli eterodossi che si muovevano al di là di quello che era invece l'indicazione vaticana, si rivelano invece un esperimento voluto da una strategia vaticana, che inizia con Pio IX e si compie sotto Leone XIII, perché l'Unione Romana entra nel governo di Roma. Dal 1883 all'87 è nel governo della città. Anche qui, appunto, questa presenza dei cattolici dentro la capitale, nel governo della capitale, rinvia tutta una serie di questioni che naturalmente in questa sede non posso affrontare. Chiudo questo mio primo intervento, poi gli do la parola, come siamo detti, a Luca, perché voi capite bene che rivedere l'Unione Romana, rivedere Leone XIII, rivedere Pio IX, ci ha portato una serie di riflessioni più generali anche a rileggere il Vaticano I. Il Concilio Vaticano I era collegato a questo diverso orientamento generale che via via nella ricerca emergeva. E ragionando sul Vaticano I, siamo riusciti a comprendere meglio anche l'atteggiamento di Pio IX che richiamava prima Luca. E in questo modo siamo stati anche fortunati nel ritrovare delle carte nuove, proprio nello spoglio Jacobini e in relazione agli studi che prima si accennavano per altre questioni di Bolconcini Duca, nelle carte Jacobini a un certo punto è emerso un documento molto interessante che ci ha aiutato a comprendere come nel 72 Pio IX pensasse i rapporti con lo Stato italiano, ma non solo, anche diciamo con le dinamiche europee, perché Pio IX
nel novembre del 1972 un colloquio di cui fino ad oggi non si sapeva nulla, con il capo del gabinetto particolare del re Vittorio Emanuele II, ed entrano in tutta una serie di questioni relative ai governi costituzionali, all'Inghilterra e anche c'è un accenno alla Spagna di Isabella II, perché all'incontro assiste il Cardinal Franchi. Cardinal Franchi, che era stato nunzio in Spagna e che proprio nel 68 era tornato a Roma, e questo Cardinal Franchi era presente per testimoniare davanti al capo del gabinetto del re che in Spagna, se il monarca voleva, i ministri facevano quello che il re indicava, perché era proprio questa la questione che Pio IX cerca di sollecitare al re: un intervento del monarca sul governo in vista delle leggi sull'ampliamento a Roma, appunto, delle leggi della politica ecclesiastica italiana, per salvare le corporazioni e le congregazioni religiose che sostenevano la Santa Sede. Ma la cosa interessante è questa, che Pio IX non chiede costituzione del dominio temporale della Chiesa. Dice più volte, chiediamo che ci venga lasciato i mezzi per governare la Chiesa. Allora, questa espressione, lasciateci i mezzi per governare la Chiesa, appunto, in sé potrebbe sembrare una cosa così, diciamo, per un lettore, diciamo, non avvertito, una tra le tante cose che si dicono. In realtà, la cosa interessante è che questo lasciateci i mezzi per governare la Chiesa significa rinvia, attraverso tutti quegli studi che abbiamo fatto, alla nuova strategia vaticana che viene sviluppata già dagli anni 60 in vista del Vaticano I, di uno spostamento della priorità delle strategie vaticane dal rapporto con gli stati al rapporto con i popoli. Lasciateci i mezzi per governare la Chiesa, cioè per tenere i rapporti con i fedeli in giro per il mondo. Il che vuol dire che il potere dello Stato pontificio non è un potere, appunto, come anche emerge dalla documentazione sulla città leonina, legata all'estensione, ma alla sovranità e all'indipendenza del pontefice, sovranità e indipendenza del pontefice che, come sappiamo, poi verrà sancita con i patti lateranensi e la nascita della città del Vaticano. Ecco, chiudo con questa osservazione, poi appunto abbiamo la parola a Luca, e tutto ciò, ripeto, porta a ripensare le aspirazioni dei cattolici a essere classe dirigente del nuovo regno, mentre a lungo si è detto che loro, i cattolici, non avevano, erano legati appunto a non esperit, e quindi erano fuori ed erano vulnus dello Stato nazionale. E in questo modo si vede invece che dagli anni 70, dalla metà degli anni 70, diciamo, si pone il problema dei cattolici di essere parte integrante della classe nazionale. Ecco, ti ridò la parola, Luca, perché così magari possiamo grazie gli elementi di questa cosa. E siamo arrivati a parlare ora di Pio XI, e come dicevi te, appunto, l'importanza di non tanto di un territorio. Pio XI è il Papa che appunto scrive quel tanto di territorio che ci basta. Studiando le carte sulla conciliazione di Roma si era arrivati a un momento addirittura a ipotizzare Villa Pamphili, un territorio che andasse dal Vaticano fino a Villa Pamphili per il Vaticano, cosa che rinuncia, a cui rinuncia subito immediatamente Pio XI, proprio perché doveva essere un qualcosa di simbolico che attestasse l'indipendenza e la sovranità del pontefice. Tu appunto hai aperto il tuo intervento sull'importanza della storiografia. C'era un detto che diceva: nulla è più inedito dell'edito. Molto spesso arrivano in archivio e non si sono letti la bibliografia di riferimento, e quindi riniziano e perdono anni a fare ricerche che qualcuno ha fatto prima di loro.
Andrea ha parlato giustamente di carte. Negli archivi non si parla di singola carta, non è la singola carta che ha rilevanza, ma è il complesso delle carte che hanno una relazione tra loro. In archivistica è essenziale quello che prende il nome di vincolo archivistico che esiste tra le carte e tra le carte e l'istituzione che l'ha prodotta. Quindi la carta va sempre contestualizzata all'interno di un fondo, all'interno di un fascicolo, all'interno di più fondi. Il pontificato di Pio XI è il pontificato nel quale avviene appunto la conciliazione tra Stato e Chiesa nel 1929. Venne aperto alla consultazione degli studiosi parzialmente nel 2002 da Papa Giovanni Paolo II. Venne aperto parzialmente perché in quell'anno lui aprì quattro fondi relativi alla Germania, di cui due si trovavano nell'archivio segreto Vaticano. Erano i fondi relativi all'archivio della Nunziatura di Berlino e all'archivio della Nunziatura di Monaco. Poi l'apertura completa del pontificato di Pio XI avvenne nel 2006. Questa apertura parziale già evidenzia una nuova problematica archivistica, evidenziò. Mai aprire, proprio per il discorso che le carte vanno sempre contestualizzate, valutate nella loro complessità, mai aprire parzialmente, ma sempre va aperto il tutto. Andreotti negli anni 70 del Novecento aveva pubblicato, mi sembra poi su un giornale, forse sul Tempo, una breve storia su un tentativo di scambio di prigionieri tra Terracini e Gramsci, prigionieri nelle carceri fasciste, e un gruppo di sacerdoti cattolici prigionieri dei sovietici, con la mediazione appunto del Vaticano tramite la Nunziatura di Monaco. E riuscì a scrivere questa storia perché la Segreteria di Stato gli fece vedere le carte della Segreteria di Stato e dell'archivio della Nunziatura di Monaco, che all'epoca si trovavano appunto nell'archivio, si trovavano già negli anni 70 archivio segreto Vaticano, sebbene chiusa la consultazione. Quando nel 2002-2003 è stato aperto l'archivio, la professoressa Fattorini venne subito a cercare la documentazione sullo scambio di prigionieri di cui aveva parlato Andreotti. E nel fascicolo dell'archivio della Nunziatura di Monaco si aprì il fascicolo, lei scrisse che era vuoto, in realtà non era vuoto, c'era un fogliettino arancione, le cosiddette memorie, ricordini, si chiamano in archivistica, in cui c'era scritto fascicolo prelevato da Monsignor XY e la data che risaliva a una settimana, 10 giorni prima della pubblicazione dell'articolo di Andreotti. E quindi la Fattorini scrisse un articolo su Repubblica dicendo il fascicolo è vuoto. Che fine avevano fatto queste carte? Quando è stato riordinato tutto il pontificato di Pio XI, nelle carte della Segreteria di Stato, nel fascicolo della Segreteria di Stato di Gramsci e Terracini, si trovò che il fascicolo si componeva di un duplicato di tutte le carte, cioè c'erano le minute e gli originali di ogni documento. Perché? Perché erroneamente, in maniera errata, l'archivista incaricato di rimettere a posto le carte che aveva fatto vedere ad Andreotti, invece di rimetterle nel fascicolo della Segreteria di Stato e in quello della Nunziatura di Monaco, che però si trovava nell'archivio segreto Vaticano e non in Segreteria di Stato, le mise tutte nell'archivio della Segreteria di Stato. Quindi ancora e nuovamente un'ulteriore problematica è l'attenzione al movimento delle carte. Allora, nel pontificato di Pio XI nascono una trentina di nuove rappresentanze pontificie tra annunziature e delegazioni apostoliche nel mondo, raddoppiando il numero delle rappresentanze allora esistenti. E gli archivi delle rappresentanze pontificie sono veramente uno strumento preziosissimo per gli storici. Perché? Perché rispetto agli archivi di un dicastero, di un ufficio, di una congregazione romana che si occupano della materia di loro competenza, un archivio di un'annunziatura si occupa sia dell'aspetto interno ecclesiale e quindi conserva la documentazione con i vescovi, gli istituti religiosi e le associazioni ecclesiastiche, sia con il versante esterno e quindi conserva la documentazione col governo, sulle leggi, sulle problematiche politiche e con le associazioni laiche. Nel 29 nasce, nel giugno, dopo la ratifica dei patti lateranensi, l'annunziatura in Italia, che Andrea ben conosce, appunto riordinata e inventariata inizialmente da Giovanni Castaldo e da Lo Bianco, poi Giovanni Castaldo ha finito tutto l'enorme lavoro di riordino di tutta l'annunziatura di Borgoncini Duca, e anche qui l'annunziatura sottolinea un secondo problema a cui deve sempre soggiacere l'archivista, che soggiace alle leggi archivistiche. Ora, la legge archivistica vaticana prevede che la prassi dell'apertura alla consultazione dei documenti sia non una data mobile come in Italia,
ma sia l'apertura per interi pontificati. E quindi molto spesso l'apertura per interi pontificati non coincide con il governo del nunzio, che invece è la modalità di ordinamento degli archivi delle rappresentanze pontificie. Borgoncini Duca, primo nunzio in Italia, fu nunzio dal 29 al 53. Quando è stato aperto Pio XI, nel 2006, i poveri archivisti vaticani hanno dovuto fare un lavoro immenso per permettere la consultazione, andando a scremare di ogni fascicolo ciò che era aperto da ciò che era chiuso, perché è successivo al 39. Solo oggi Andrea può avere lo sguardo completo della nunziatura di Borgoncini Duca, anche perché molte pratiche sono archiviate alla fine della pratica. Quindi io magari cerco documentazione degli anni 30-31, che però è archiviata in una pratica che chiude nel 42-43, e io quindi non l'ho potuta vedere nel 2006, e l'ho potuta vedere solamente oggi che è aperto il pontificato di Pio XI. Un'ultima problematica che facciamo risalire al pontificato di Pio, all'apertura del pontificato di Pio XI, e poi arriviamo a Pio XII, è quella degli archivi aggregati e degli archivi inserti. Gli archivi aggregati e gli archivi inserti sono degli archivi che spesso nascondono delle sorprese magnifiche per lo storico. Perché? Perché gli archivi aggregati e gli archivi inserti sono archivi prodotti da enti di persone o famiglie diverse dall'ente persone e famiglie che l'ha versata nell'archivio storico, ma che però per motivi storico, personali o quant'altro non è entrata in possesso. Si chiamano aggregati se sono considerati come archivi autonomi, come fondi autonomi, sono inserti se sono invece inseriti all'interno dell'archivio dell'ente versante senza soluzione di continuità. Ora, un famoso archivio inserto che è stato scoperto riordinando l'archivio della Nunziatura di Monaco, appunto con l'apertura di Pio XI, è quello che prende il nome, oggi è diventato archivio autonomo, archivio aggregato autonomo di carte Erzberger. Ora, chi era Erzberger? Politico tedesco che negli anni della Prima Guerra Mondiale tiene contatti con il Vaticano, sarà poi il firmatario del Trattato di Versailles e per questo nel 1921 sarà ucciso dai nazionalisti tedeschi. Nel 1921 la vedova, pochi anni dopo, il 1921, anche su istigazione di qualche prelato tedesco, cede 4 buste di documentazione all'allora nunzio a Monaco, che era stato amico di Erzberger, che era Monsignor Pacelli, il futuro segretario di Stato e poi Papa Pio XII. E in queste oggi carte Erzberger noi troviamo non solo la documentazione su Gerlach Erzberger, che ha studiato la Prima Guerra Mondiale e le attività di spionaggio, sarà molto felice, ma troviamo una busta sulla questione romana. E in questa busta c'è tutto un programma del 1917 di Matthias Erzberger per creare un nuovo Stato pontificio con tanto di confini delineati. Quando io andai a presentare, era il 2009 perché erano gli 80 anni della conciliazione, un libro scritto da uno studioso sui confini dello Stato Vaticano, e questo studioso aveva veramente fatto un lavoro di ricerca archivistica enorme, citando tantissimi archivi. Io, presentando il libro, tirai fuori questo documento di Erzberger che lo storico a me non conosceva, ma come poteva conoscere, ecco qui la mediazione dell'archivista, e poi in questo caso solo perché io mi occupo di rappresentanze pontificie, perché se fosse stato in un archivio di congregazione lo dovevate chiedere a qualche altro mio collega, come poteva lo storico pensare che un documento sulla questione romana, che doveva stare nell'archivio del Ministero degli Esteri di Germania o nell'archivio del Partito del Centro Cattolico o nell'archivio della famiglia Erzberger, si trovasse invece nell'archivio di un'annunziatura pontificia. Il pontificato di Pio XII, veniamo ecco ora a Porta San Paolo. A marzo 2020 è stata aperta finalmente la documentazione del lungo pontificato di Pio XII. Sono quasi 20 anni di pontificato. In questi 20 anni ci sono 120 tra fondi e serie archivistiche dell'Archivio Apostolico Vaticano che ne sono coinvolte. Si tratta di migliaia di buste, decine di migliaia di fascicoli, si tratta di milioni di fogli. Alcuni inventariati splendidamente dai miei colleghi in maniera analitica, alcuni inventari sommari, alcuni hanno semplici elenchi, alcuni, per venire incontro agli studiosi,
sono dati in consultazione tramite gli elenchi di versamento e poi un grosso lavoro dell'archivista che prima di darli in consultazione fa la cosiddetta scrematura dei fascicoli. Gli anni di guerra sono gli anni scusate, del rinnovato impegno antifascista dei cattolici italiani, della Democrazia Cristiana, al CLN e quant'altro. Roma sotto occupazione è lo specchio della nuova mobilità politico-culturale e la Santa Sede entra in gioco in prima persona, ad esempio durante l'occupazione, arruolando nei suoi uffici centinaia di future personalità per evitare la mobilitazione obbligata al lavoro o al servizio militare. Nei 9 mesi di occupazione l'ufficio Informazione Vaticano per i prigionieri di guerra assume fino a 600 impiegati per disbrigare le migliaia di pratiche quotidiane. La Guardia Palatina, che vigilava sui palazzi extraterritoriali, passa da 425 a 2000 effettivi. E questo 1500 e oltre di effettivi in più, dopo il 4 giugno, a liberazione avvenuta, vengono quasi tutti dimessi. Quindi proprio segnalando la motivazione appunto della tra virgolette assunzione. E molti di questi giovani impiegati dopo il 4 giugno appunto perseguiranno anche percorsi diversi, Sinistra Cristiana, Partito dei Cristiano Sociali, oltre alla Democrazia Cristiana. Alcuni non saranno proprio nella politica cristiana, perché ad esempio un impiegato dell'Ufficio Informazioni Vaticana è il giovane Luigi Pintor, il futuro dirigente comunista e poi del Manifesto. Tra i fondi aperti e riordinati o in via di riordinamento troviamo le pratiche per l'impiego momentaneo, le udienze per la ricostituzione di un cattolicesimo attivo, le udienze a Jeddah e Andreotti, il ruolo dell'Azione Cattolica e della FUCI. Vediamo e leggiamo il mondo vaticano, che è un mondo in miniatura dove si ripropongono visioni politiche esterne anche antagoniste. Ricordiamo sempre che questo già dagli anni 30, quindi prima dell'occupazione, la Biblioteca Vaticana ha 3 impiegati che saranno 3 padri costituenti, perché c'è Alcide De Gasperi, c'è Gino Giordani e su un altro fronte c'è Gerardo Bruni, del Partito Cristiano Sociale. Ora, la documentazione del periodo di guerra, noi sappiamo che in parte venne pubblicata già per volontà di Paolo VI. Ricordiamo sempre in parte il discorso della singola carta e del complesso. Negli Actes Documentus Anciens relativi alla Seconda Guerra Mondiale, 11 volumi in 12 tomi tra il 65 e l'81, opera dei famosi 4 padri gesuiti. Oggi, tra i fondi pienamente consultabili, ben oltre i documenti editi dagli studiosi gesuiti, ve ne sono 5 che gli studiosi utilizzarono: la Segreteria di Stato per gli Affari Ordinari, le carte di Pio XII, l'interessantissimo inventariato in maniera analitica dalle colleghe di Giovanni Roselli, archiviste, fondo della Commissione Soccorsi, l'Ufficio Informazioni Vaticane per i Prigionieri di Guerra e ultimo fondo in corso invece attualmente di riordinamento e quindi prossimamente consultabile da parte di Giovanni Coco, che è l'archivio del sostituto. Ma oltre a questi fondi ce ne sono altri di cui gli Actes Documentum non fanno nemmeno menzione, perché loro utilizzarono i fondi che erano presenti in Segreteria di Stato. E per il nostro argomento sarà interessante andare a consultare non solo l'archivio della Nunziatura Apostolica in Italia, a cui abbiamo già accennato, ma anche quello della Delegazione Apostolica negli Stati Uniti, ricchissimo di documentazione su Roma e sull'Italia in quegli anni. L'archivio della Delegazione Apostolica degli Stati Uniti è ancora da 7 anni in corso di versamento, cioè stanno titolo per titolo, stanno versando la documentazione. E noi per venire incontro agli studiosi c'è l'archivista responsabile Giuseppe Robianco, che sta appunto riordinando le carte, ma che su richiesta dello studioso cerca negli elenchi di versamento e poi verifica appunto e dà in consultazione un fondo che è ancora in fase di versamento e quindi deve essere ancora completamente riordinato. E poi ci sono i fondi resi disponibili per la prima volta, le udienze pontificie, il corpo della Guardia Palatina, abbiamo detto, lo stato civile del governatorato, dove ci sono le tessere appunto di Andreotti, anche di Andreotti della Fuci ci sono, comunque di De Gasperi, di Bruni e di tanti altri. L'ufficio verifica, su cui sto lavorando appunto io, per il controllo della censura sulla posta in entrata e uscita dallo Stato, per finire con le carte Babuscio Rizzo, cioè l'incaricato d'affari del Regno d'Italia presso la Santa Sede, che ha documentazione poca ma non indifferente sul sovvenzionamento della resistenza all'occupazione nazista.
Ora, in ognuno di questi fondi si può rintracciare un tassello per ricostruire una storia. Come ha detto precedentemente Andrea, la storia va ricostruita incastrando i fondi, andando su più archivi, a volte in più città, nemmeno nella sola Roma. Già a Roma siamo fortunati, uscire dal Vaticano, in quelli romani, a volte addirittura in quelli fuori Roma. E ad esempio la storia di Luigi Pinto, riassunto dall'Ufficio Informazioni Vaticane, poi arrestato, portato in via Tasso, sta per essere fucilato il 1 giugno del 44, interviene il Vaticano e lo salva dalla fucilazione con una telefonata al 31 maggio. Per conoscere la storia nel suo complesso, noi dobbiamo andare a consultare l'Archivio Ufficio Informazioni Vaticane, quello della Commissione Soccorsi, l'Annunziatura in Italia e quello della Segreteria di Stato. Quattro fondi per riuscire a costruire una storia. Ma come far incastrare i tasselli e costruire, spaziando tra diverse fonti d'archivio, una storia a cui ridare vita? Sebbene ne ricordo, ce lo ridice nuovamente Andrea, non ve lo dico io che faccio meramente il tecnico, come diceva un famoso archivista nel passato, l'archivistica serve sia a un'ideologia conservatrice quanto a un'ideologia rivoluzionaria. L'archivista non fa lo storico se non della storia dell'ente che sta riordinando. E quindi cedo volentieri la parola a chi ne sa più di me e chi riesce a ridonare vita a questi documenti che noi riordiniamo e mettiamo a disposizione agli storici. E quindi torno nuovamente a cedere la parola, sperando di aver rispettato il tempo, a Andrea. Prego, Andrea. Grazie per questo bellissimo intervento, veramente prezioso, dall'altro. Vorrei riprendere da un'osservazione, perché questo nostro intervento è stato pensato, come dire, a ping pong, per così dire, stiamo cercando di rispettare, in effetti, l'accenno che faceva Luca sulla movimentazione delle carte. Perché, appunto, quel documento del 72, quella minuta di Franchi, scritta da Franchi, di questo incontro tra Agemo e Pio IX, è anche proprio il simbolo di questi incontri, che certe volte non sono pensati. Ecco, anche questo poi dopo faccio una piccola nota bene. Cioè, nelle carte Jacobini io cercavo altro. Poi a un certo punto mi sono imbattuto in un fascicolo, appunto, un po' singolare, perché non apparteneva alle carte di Jacobini. Era un fascicolo che, appunto, era stato inserito tra le carte Jacobini perché in quel momento probabilmente Borgoncini Duca, che è colui che da pochissimo assunto come prosegretario degli affari ecclesiastici straordinari, riceve dal Papa queste minute che gli aveva dato un minutante, il figlio di un minutante vaticano, e che erano utili per quel ragionamento, appunto, che facevamo prima sullo studio della questione romana, e quindi inserito all'interno di una serie di carte utili per lo studio della questione romana. E dunque l'avevano messo nelle carte Jacobini. Anche un errore di lettura, perché il fascicolo è intitolato, appunto, a un'udienza a un certo commendatore a Jeno, mai esistito, ma in realtà, appunto, era a Agemo. Quindi c'era anche un errore nella lettura, perché, appunto, anche qui chi aveva ricevuto le carte non aveva fatto quel lavoro di ricostruzione storica di cui adesso stiamo parlando. Quindi vedete come Borgoncini Duca ci apre anche il passaggio agli altri pontificati, perché prima però di dire questo volevo aggiungere una cosa. Dunque, una avvertenza, cioè è chiaro che man mano che si ampliano i fondi archivistici è difficile per un singolo studioso studiare, ecco, come per esempio, ovvero un complesso archivistico così vasto. Ed è anche dunque giusto immaginare dei gruppi di lavoro. Quello che invece appare meno corretto è mandare dei giovanotti in archivio a raccogliere documenti. Perché lo studioso, quando si imbatte in un documento come questo, a Jeno, vede Agemo, ma sarà mica Agemo. Allora si sofferma. Il giovane che viene pagato per raccogliere documenti
raccoglie solo dove c'è scritto questione romana, allora sì, se non c'è scritto questione romana non raccoglie. E allora questo crea delle difficoltà. Ecco, scusatemi questa notazione, nota bene all'osservazione che faceva prima Luca, è molto interessante dal punto di vista dell'esperienza. Cioè ci sono dei grandi gruppi che lavorano a tappeto su questioni, però se non c'è lo storico che va in archivio è difficile poi effettivamente, o perlomeno che dirige o che in qualche modo interviene, è difficile portare a casa i risultati, penso. E si arrivano appunto a dei fraintendimenti. E è interessante anche quello che diceva su Borgoncini Duca, perché è chiaro che gli indici degli inventari, delle nunziature in Italia, cosa hanno prodotto nella loro distinzione anche di pubblicazione, dei bellissimi, devo dire, inventari? Che gli studiosi hanno potuto valutare Borgoncini Duca solo sotto una prospettiva. La prima prospettiva era quella che si fermava appunto all'Italia fascista. Quindi Borgoncini è il nunzio che interagisce con l'Italia fascista. E questo dà una sua prospettiva. Adesso però ci dice che Borgoncini Duca rimane durante il farsi dell'Italia repubblicana e fino al 1953. Allora Borgoncini Duca ci appare in una prospettiva forse diversa, perché possiamo vedere i suoi atteggiamenti sia verso lo Stato italiano sotto il fascismo, sia verso lo Stato italiano durante, diciamo, il periodo dell'antifascismo e dopo, durante la Repubblica italiana. Questo sicuramente aiuta a comprendere meglio. Così come sono molto belli gli indici appunto pubblicati della Commissione Soccorsi. Allora qui io ho avuto modo di vedere alcune carte della Commissione Soccorsi che sono molto interessanti. In particolare vorrei riprendere lo spunto di Luca su Pintor, perché la Santa Sede, tramite la Commissione Soccorsi, dove c'è questo documento in cui si racconta questa cosa drammatica, cioè di una necessaria telefonata per togliere dall'elenco dei fucilati una persona, perché era proprio l'imminenza, e questo anche aiuta a comprendere l'importanza del periodo 43-44. Perché nel 43-44 non c'è tempo, le decisioni vanno fatte subito. E questa è una situazione un po' molto particolare, anche per il mondo vaticano, che invece normalmente ha tempi di lavorazione delle decisioni abbastanza complesse. Invece tra il 43 e il 44 bisogna agire subito. E questo ci rinvia a che cosa? A quella fiducia che intercorreva tra Pio XII e Montini. Perché la Commissione Soccorsi fa capo a Montini e Montini quotidianamente prende delle decisioni. È impossibile immaginare che certe decisioni potessero essere prese senza una fiducia da parte del pontefice, la fiducia radicale da parte del pontefice. Del resto è conosciuta l'amicizia tra i due, ma qui siamo in una sede, diciamo, molto istituzionale, su cui vorrei aggiungere qualcosa. Ora, la Commissione Soccorsi, che agisce non solo a favore di Pintor, ma Ginsborg, se qualcuno conosce Trombadori, se qualcuno conosce, insomma, la politica italiana, Duccio Trombadori, esponente del Partito Comunista, è noto l'intervento a favore di Vassalli, ma è anche l'intervento a persone altrettanto importanti del mondo azionista, come per esempio Siglienti, che era imparentato con i Berlinguer, come per esempio Mattei, che si suicida a Via Tasso, e la Santa Sede cerca di intervenire anche senza riuscire, o come per esempio Bruno Buozzi. E accanto a loro naturalmente a molti cattolici che sono arrestati e finiscono anch'essi a Via Tasso. E qui si apre tutta la questione di un poco conosciuto appunto mondo cattolico resistenziale a Roma, molto complesso, che va dai dipendenti
per esempio del Centro Cinematografico Cattolico di Gedda, e fino ai dipendenti dell'ICAS di Veronese. Noi abbiamo delle visioni del mondo cattolico molto articolate, ma in questo momento noi vediamo una forte, diciamo, sinergia, per non parlare naturalmente di Andreotti, che caldeggia l'intervento vaticano per molte di queste persone. Uno di questi sarà anche ucciso appunto alla storta assieme a Buozzi e molti altri. Ora, cosa ci dice questo? Insieme alle cose che un po' ci aveva già anticipato Luca, ci domandiamo se siamo di fronte solo a un aiuto umanitario, o se piuttosto appunto i documenti messi in correlazione tra di loro ci aiutano a porci delle domande molto più ampie. Perché è chiaro che tutto questo la Santa Sede può fare perché ci sono i patti lateranensi. E dirà Montini nel 1962, alla vigilia del Concilio Vaticano II, che fu quasi provvidenziale la breccia di Porta Pia, ma dice anche che furono provvidenziali i patti lateranensi, che valsero a Roma la salvezza. Anche qui questo valsero a Roma la salvezza viene interpretato normalmente come uno che pensa alle cose mistiche, vero? Insomma, pensa all'intervento divino in senso generale, l'eternità. Invece no, la salvezza di cui parlava Montini, lui lo conosceva molto bene da vicino, perché appunto tra il 43 e il 44 è lui che mette in moto una serie di meccanismi per salvare Roma. Ora, questo intervento della Santa Sede per salvare Roma, per esempio collegato a quelle carte di Babuscio Rizzo di cui accennava prima Luca, dimostrano non una Santa Sede super partes, come qualche volta viene dipinta, qualche volta addirittura passiva, no? Semplicemente, o addirittura impaurita dalla presenza dei tedeschi. Dalle carte emerge invece una strategia vaticana di rapporto con l'ambasciata tedesca presso la Santa Sede da una parte, e rapporti con il comando militare tedesco o con Kappler dall'altro. Perché è una situazione complessa in cui la Santa Sede, giovandosi anche della extraterritorialità e dunque dell'ospitalità nelle chiese che non sono extraterritoriali, ma in qualche modo rientrano, qualche volta si attaccano dei cartelli che si era concordato che questa è una, si amplia la zona, diciamo, un po' si gonfia come gli impiegati, vero? Come gli impiegati di cui parlavamo prima, appunto, come pittore, e c'è, forse c'è una strategia che guarda non tanto al passato, ma guarda al futuro. Tra l'altro, dalle carte Babuscio Rizzo emerge come la Segreteria di Stato Vaticana abbia respinto i tentativi di immaginare una Roma città internazionale, che era stata avanzata da diversi ambienti. Cioè, cosa vuol dire respingere Roma città internazionale? Vuol dire mantenere Roma lo Stato italiano. Elemento di cui Babuscio Rizzo poi dirà che è merito suo, ma appunto d'intesa con la Segreteria di Stato. Quindi qui, in questo senso, Roma, la Santa Sede e l'Italia tra il 43 e il 44 è un vero e proprio laboratorio politico. Sembra essere un vero e proprio laboratorio politico. E in questo senso io credo che possa veramente avviarsi, perché le carte sono state aperte da poco, c'è stato il Covid che ha anche ridotto l'accessibilità all'archivio per gli studiosi, le difficoltà naturalmente dei tanti studiosi che vanno in archivio non solo per studiare Pio XII, ma anche per studiare il resto, quindi per fortuna, diciamo, in qualche modo direi, perché appunto non bisogna dimenticare, non solo studiare Pio XII. Ma certamente si può aprire un grande cantiere di riflessione, perché
lo diceva, mi pare, Luca all'inizio, qualche volta uno va a cercare un argomento, invece bisogna comprendere i processi, perché le cose del 54, le cose del 55, del 56, del 53, del 52 sono di difficile lettura se non si conosce un processo che si avvia fin dal 39, dal 40 o dal 42. Per esempio, penso ai bombardamenti su Roma, di cui oggi abbiamo una grandissima documentazione vaticana, sulla Santa Sede che si muove per evitare i bombardamenti su Roma già dal 40. Oppure tutte le iniziative, appunto, che la Santa Sede mette in atto per immaginare l'aiuto, la ricostruzione di un regno d'Italia dopo, appunto, la fine della guerra. Quale Italia dopo la fine della guerra? Credo che sia un po' questa la posta in gioco di questo periodo. E naturalmente, certo, chiudo, c'è anche una questione che riguarda il mondo cattolico, naturalmente. Cioè, all'interno di queste carte si possono leggere i vari filoni, i vari percorsi che danno l'idea di una chiesa molto mossa, molto articolata, e di una Santa Sede che riflette questo movimento, questa articolazione, ma anche lo indirizza, e quale poi sia stato l'indirizzo, noi che lo conosciamo ex post, è vero, perché conosciamo poi l'evoluzione successiva, nel senso generale, la chiesa di Giovanni XXIII, la chiesa di Paolo VI, leggendo l'azione di Paolo VI, Giovanni XXIII, prima che diventassero papi, riusciamo a capire tante questioni anche degli anni successivi. Grazie a tutti per questo vostro intervento. Grazie veramente. Io ringrazio entrambi perché avete fatto veramente un lavoro magnifico, splendido, e anche con questo intervento ping pong, perché mi ha chiesto Andrea, ma possiamo farlo? Veramente, secondo me, avete reso perfettamente le sinergie. Anche tu iniziavi, Luca, con una domanda: ma è cambiato il rapporto tra l'archivista e lo storico con i nuovi mezzi, con le nuove situazioni, con anche le nuove richieste che fa l'università? Perché anche questo è parte del discorso. È una domanda molto bella, grandissima, forse sarebbe per un altro dibattito, però diciamo un po' la base, e che poi ci fa capire voi come avete costruito il vostro rapporto. Effettivamente è stato veramente un bel ping pong, perché ci avete veramente fatto vedere le opportunità, le possibilità che ci sono con queste nuove aperture, la complessità che una nuova apertura comporta e come è difficile interagire, no? I documenti, come interpretarli, non interpretarli, come si fondono, no? Tu dici di diversi piani, no? Andrea, l'hai veramente riassunto in maniera magnifica. Ma io ho delle domande. Per prima cosa, al numeroso pubblico in sala, rivolgiamo la domanda, e anche il pubblico che ci segue. Vediamo se ci sono domande, se qualcuno vuole intervenire qui in sala. Li avete stroncati, lasciati a bocca aperta, anzi a bocca chiusa, tutti con la mascherina. Elena? Sì, se vuoi intervenire tu, dimmi, Elena. Sì, domande la prima un po' sarebbe per il professore Campani, nel senso che mi piacerebbe sapere qual è la sua opinione perché questo periodo, questo momento del Ottocento rimane sempre meno studiato, cioè quali sono, per così dire, i motivi, no? Per questo arretrato, per così interesse, per questa epoca
così come abbiamo visto, decisiva per tanti versanti. E la mia altra domanda riguarda Luca Carboni, perché io voglio sapere quando si producono questi processi di apertura della documentazione, se c'è una commissione, cioè chi alla fine decide, non è soltanto un criterio diciamo della data, no? Cioè immagino che anche le cose che si aprono, le cose che non si aprono, c'è diciamo degli esperti o la decisione ultima chi la prende. Si può iniziare, Andrea? No, io parte Andrea. Vai, vai. Vado io. È più tecnica, la mia è più facile di risposta. Esatto. Allora, per fino al 2005 che non esisteva la legge sugli archivi della Santa Sede, quindi il Vaticano è stato senza legislazione archivistica fino al 2005, c'era la prassi iniziata da... dopo l'apertura dell'archivio segreto Vaticano nel 1881 alla consultabilità della sua documentazione operata da Leone XIII, di aprire per interi pontificati. Quindi sotto Leone XIII si aprì fino al 1815 e poi successivamente, prima Benedetto XV, poi Pio XI, la portarono al 1846 e poi ci fu la tradizione di aprire prima Pio IX, poi Leone XIII, eccetera, eccetera. Diciamo che la leggenda nera di un archivio vaticano impenetrabile in 60 anni, quindi dal 1966 ad oggi, gli archivi vaticani hanno aperto più di 80 anni di documentazione, quindi più di qualsiasi altro stato al mondo. Allora, di solito gli stati nel mondo aprono o con una data mobile, cioè la documentazione viene aperta negli ultimi 50, 70, 40 anni a seconda della tipologia di documenti, oppure esistono le cosiddette società di declassificazione, cioè ad esempio negli Stati Uniti ogni tanto si declassificano determinate tipologie di documenti relativamente a una certa cronologia. La legge vaticana presuppone che sia il Papa e solo il Papa a decidere l'apertura della documentazione vaticana, e che la prassi, non seguita solamente per l'apertura parziale, che però non andrebbe fatta, seguita nel 2002 di pontificato di XI, è quella di aprire l'intero pontificato. Logicamente non è che il Papa si sveglia la mattina e decide di aprire il pontificato, chiederà il parere degli archivisti, in primis del prefetto degli archivi vaticani, sul riordinamento di quella documentazione. L'apertura di Pio XII è arrivata nel 2020, non perché ci fosse chissà cosa da nascondere, ma perché sono, come ho detto, milioni di fogli che prima di essere dati in consultazione teoricamente andrebbero riordinati e inventariati. Noi stiamo dando in consultazione anche quello che riordinato non è. E teniamo presente che noi stiamo parlando di Pio XII, ma non so se l'ho già detto, ma l'archivio è pieno di documentazione, non dico medievale, ma moderna, che ancora deve essere riordinata. Noi abbiamo delle filze di documenti proprio ancora in filza, cioè con la corda annodata, e quelli non l'ha mai aperti nessuno. Quindi noi abbiamo un numero di archivisti, grazie a Dio, superiore agli archivisti di Stato italiani, dove la situazione è ancora più drammatica, che però si devono occupare della gestione della sala, del rapporto con gli studiosi, del riordinamento dei fondi contemporanei, ma anche dei fondi moderni, di tanti fondi moderni che ancora non sono aperti. Quindi la decisione viene assunta proprio per legge, in ultima decisione, dal pontefice, che sentirà logicamente gli archivisti di tutti gli archivi storici della Santa Sede, in primis l'archivista, il prefetto degli archivi vaticani, in questo caso Monsignor Pagano. La legge prevede, dopo il 1922, perché non è retroattiva, che io do in consultazione tutto l'archivio di un pontificato, ma rimangono escluse tre tipologie di documenti.
Rimangono esclusi i processi informativi di nomina episcopale, i processi di nullità matrimoniale e la documentazione di foro interno, che è una caratteristica tipica degli archivi ecclesiastici che non esiste in altri archivi. Tutto il resto è consultabile, aperto e a disposizione degli studiosi, con tutte le tematiche relative al fatto che la ricerca in archivio è una ricerca problematica. Come diceva Andrea, un conto è che viene lo storico e sa leggere il titolo amministrativo di quel fascicolo e capire che dentro quel fascicolo, che non si chiama questione romana, ci può essere il documento che lo interessa. Un conto è mandare il ragazzino a cercare invece il nome, ma ripeto, l'archivio non è una biblioteca dove io vado a schedare, a catalogare i frontespizi dei libri, no? Quindi molto spesso arriva uno storico e dice: c'è una lettera di Caravaggio? Noi non è che abbiamo una banca dati dove, se scrivo Caravaggio, esce fuori se la lettera c'è o non c'è. Io devo capire chi ha scritto a Caravaggio, o Caravaggio a chi ha scritto, chi è il committente, andare a cercare nell'archivio del committente e capire come è stato riordinato quell'archivio. E magari quell'archivio contiene lettere di artisti a Clemente VIII e là dentro ci può essere Caravaggio, ma se nella banca dati c'è scritto lettere di artisti a Clemente VIII, non c'è scritto Caravaggio. Quindi la ricerca in archivio è un po' complessa. Poi gli storici che lo frequentano sanno, e sanno anche entrare indipendentemente dagli archivisti. Purtroppo oggi la nuova ricerca, appunto quella digitale, sul web, dice: se io non trovo la parola, il documento non esiste, no? Cerca Caravaggio, Caravaggio non c'è, non c'è documentazione su Caravaggio in Archivio Vaticano. Ho risposto? Risposto benissimo, più troppo bene, più troppo chiaramente. Sì, è vero, aspettavo, ti ho lasciato la palla perché la domanda per me è un po' più complessa, un po' più difficile anche. Ma innanzitutto, e qui vorrei dire, do anche una notizia, insomma, perché è stato ricostituito il Comitato di Roma dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, è stato appena ricostituito, quindi come vedete io sono parte di questo comitato direttivo e presenteremo il nuovo Comitato di Roma dell'Istituto di Storia del Risorgimento il 21 marzo alla sala del refettorio del Senato, con la presenza di Gotor e di alcuni altri colleghi delle istituzioni culturali romane. Quindi c'è un certo ritorno di interesse, diciamo, sul Risorgimento, ma è difficile. Ho anche chiuso, perché apro una cosa e ne chiudo un'altra, come sai Isabella, diciamo, non ci facciamo mancare nulla, come si dice. Abbiamo appena chiuso un ciclo di seminari della Società Italiana per la Storia Contemporanea, la SISCO, online, su appunto, si intitolava proprio Il Risorgimento da ritrovare, dove abbiamo, tra gli altri, invitato appunto Bernardini, della RAI, e altri editori e anche Carioti del Corriere della Sera, che si occupa appunto di storia sui giornali, perché volevamo capire qual è il rapporto tra Risorgimento e appunto i media, la televisione, i giornali, la stampa, eccetera. E effettivamente alla fine di questi ragionamenti si potrebbe dire che c'è un problema anche di narrazione della storia del Risorgimento. Ma la narrazione sotto due profili diversi. Il primo profilo è, anche qui ha una sua valenza, diciamo, che va letta in chiave storica. Il Risorgimento è stato parte della vita sociopolitica della società italiana in maniera significativa, anche dopo appunto il periodo resistenziale, durante l'Italia repubblicana. In qualche maniera l'Italia repubblicana era pensata in continuità con lo sviluppo dello Stato nazionale, anche se non c'era più il re. Questa narrazione, per cui faccio un esempio, anche ogni tanto certe volte i nostri colleghi sono un po' superficiali. 1961, centenario della nascita dello Stato italiano, chi governa l'Italia? La Democrazia Cristiana.
chi celebra il centenario? Quindi tutto quel tema del rapporto, della difficoltà, no? Il contrasto tra cattolici e Stato nazionale, ammesso che appunto fosse raccontato così come era stato raccontato, come un'antinomia insolubile, improvvisamente sparisce. C'è un disco con le canzoni del Risorgimento pubblicato dall'editrice La Scuola, che è l'editrice proprio del mondo cattolico per antonomasia, con i Bersaglieri, 1961. Quindi la narrazione, la storia, non vorrei dover purtroppo ricordare vicende di strettissima attualità per cui la storia viene usata per ragioni politiche, però qualche volta diciamo pure violentata per ragioni politiche, ma questo rinvia al nesso che c'è tra storia e politica, un nesso profondo. Poi dopo in Italia il Risorgimento ha lasciato spazio ad altri fuochi di interesse, quello per esempio resistenziale, per altrettante ragioni politiche, la resistenza, il mito della resistenza, non la resistenza, ha preso il posto del mito e della retorica del Risorgimento, non del Risorgimento. Io dico che sotto questo punto di vista, forse penso, auspico, forse spero, che nell'ottica di questa laicizzazione che si è prodotta negli ultimi 20-30 anni, con la fine di una serie di ambiti di costrizione ideologico precedenti, c'è una sorta di lettura del Risorgimento più, appunto, laica, tra virgolette, quindi più capace di rileggere gli eventi, di comprenderli meglio, fuori da una lente appunto ideologica, e naturalmente resta il problema di raccontarlo, di raccontare tutto questo. Per questo torno attorno alla questione che ho posto all'inizio, cioè rigore e capacità interpretativa che rende affascinante un racconto della storia. Qui, come diceva forse anche, mi pare, Fernando, un po' c'è anche una colpa degli storici, che non sono in grado, o che non sono stati in grado, di narrare in maniera adeguata le conoscenze che hanno magari acquisito uscendo da queste. Diceva Bernardini, in televisione fa molto più audience una trasmissione banalissima di quarto livello su Hitler e Mussolini che una trasmissione su Garibaldi un pochetto, ma poi Mazzini un po' meno, Cavour non ne parliamo, cioè zero. La narrazione. Però anche lui osservava che negli anni 60 la TV di Stato in bianco e nero produceva quelle che oggi chiameremo fiction sull'Ottocento di altissima qualità, sia come contenuto sia come interpreti, gli attori che facevano queste cose. Quindi vuol dire che non è impossibile, diciamo ritornare allo studio, a uno studio sull'Ottocento, anche perché nel merito molte dinamiche novecentesche che sono richiamano molta appunto attenzione, come sanno anche i miei allievi all'università, nascono nell'Ottocento, dopo appunto la frattura, la seconda modernità, dopo la frattura napoleonica, dopo appunto la rivoluzione francese, la rivoluzione industriale. E quindi se si ignora l'Ottocento è molto difficile talvolta comprendere il Novecento, compreso quello di strettissima e drammatica attualità. Sicuramente questa non è la sede, diciamo, per entrare su questo, ma sicuramente un qualsiasi ragionamento sulla storia d'Italia e direi anche sulla storia d'Europa, almeno, deve prendere le mosse dall'Ottocento. Naturalmente qui si apre un ragionamento ancora più ampio che riguarda appunto la comprensione del lungo periodo, perché come sapete, come sappiamo tutti, vero? Ognuno di noi può mettere nelle periodizzazioni diversi paletti. Perché le dinamiche della storia, dell'esperienza umana sono diverse a seconda anche dei profili che si vogliono indagare.
Certamente, però qui c'è anche una, diciamo, un arrendersi da parte degli studiosi o dei circoli di studi, prima, rispetto alle innovazioni che ci sono, su appunto quello che è la capacità di approfondire cose che si pensano di sapere che invece non si conoscono. Cioè la capacità di indagare l'Ottocento, io in archivio, ero proprio nella sala studio dell'Archivio Apostolico Vaticano, quando si avvicina un mio collega, un po' più giovane, ma non tanto, cosa stai studiando? Sto studiando appunto Pio IX. Ancora Pio IX, stai ancora studiando Pio IX, cioè no, devi studiare quel gesuita sudamericano, eccetera, adesso non posso dire tutto perché se no si capisce. Quello cosa lì, quello è l'attualità, quella è la novità. Invece penso che appunto, anche come recentemente mi è capitato a proposito di questo documento, e credo ci sia molto da reinterpretare, da rileggere, da comprendere, per comprendere anche poi gli eventi successivi. Certo, bisogna trovare la giusta mediazione tra rigore e narrazione, questa seconda narrazione, sapendo bene che invece l'altra questione, cioè la narrazione, diciamo, dal punto di vista del succedersi delle mitologie e narrative, invece oggi lascia spazio all'Ottocento. Perché anche ci facevano osservare che l'Ottocento come romanzo tira molto. Cioè l'Ottocento come romanzo funziona. Il che vuol dire che non è un problema del contenuto, ma è un problema delle, diciamo, di come lo storico è in grado di coniugare il rigore della ricostruzione con l'interpretazione dell'Ottocento. Sono totalmente d'accordo, infatti volevo farvi anche entrambi una domanda. Infatti da questo punto di vista credo che c'è un problema di sensibilità e di capacità di avere sensibilità, perché mi è sembrato un po' un filo comune sia nell'intervento di Luca Carboni che di Andrea Ciampani, il discorso di avere sensibilità nell'interpretazione del documento, sensibilità nell'approcciarsi a questa documentazione e all'interpretazione, e quindi non mandare il giovane allo sbaraglio, perché lì il giovane non, magari è anche sveglio, ma il problema è che non hai quegli strumenti che ti portano a comprendere. E anche da un punto di vista dell'archivista, perché una cosa che mi ha colpito, infatti l'ho citata narrando diciamo, gli studi, gli interessi di Luca Carboni, tu per esempio ti sei occupato di Teiner, cioè quindi di un archivista, perché anche lì c'è il problema della sensibilità dell'archivista nel saper riordinare, perché anche questa è una parte della problematica, riuscire a ricostruire la complessità di un quadro, nel senso che quel documento è finito nello spoglio Pacelli, aveva un senso, e quindi avere la capacità di razionalizzare, di saper entrare in questa documentazione come archivista, e quindi tu saper ricostruire e fare un'inventariazione corretta, e come storico tu nel momento in cui non trovi il documento ti mancano determinati elementi, come tu hai sottolineato nel tuo intervento, io proprio l'ho segnato, la complessità, avere la capacità di comprendere questa complessità, di capire come arrivarci. E qui mi sembra un po' questo discorso, alla fine entrambi arrivati a questa sintesi. E poi un po' una domanda che volevo fare a Andrea, poi c'è un'altra anche per Luca. Tu non pensi che anche un problema su questo Ottocento è anche la capacità di comprendere la complessità e varietà del mondo cattolico? Perché io credo che un grosso problema sia anche questo. Infatti io ho lodato molto, non solo perché è stato fatto qui alla scuola questo seminario, ma secondo me questo seminario era molto innovativo, perché erano studi di altissimo livello, tentativo di rendersi intelligibili, anche di fruibilità agli studenti per diffondere, ma per entrare in questioni molto importanti, perché un po' abbiamo questo mito dell'Ottocento, questo mito del Risorgimento, perché poi non si riesce realmente ad entrare, e lo stesso vale non solo per quanto riguarda la storia italiana, ma anche per quanto riguarda la storia spagnola. Nella storia spagnola il movimento cattolico è di una complessità
incredibile, e anche c'è un dialogo profondo, anche tu l'hai rappresentato perfettamente dicendo questo documento di Franchi che era stato nunzio, e quindi da questo punto di vista forse questo è un po' il problema, e quindi delle tue riflessioni su questo elemento. E a Luca Carboni un po', ma qual è la tua idea del rapporto che adesso ci deve essere tra archivista e storico, adesso che sono cambiati, che ci sono nuovi strumenti? Perché effettivamente questa è una base della riflessione. Un po' lo spirito di questo ciclo è proprio raccontare queste complessità, quello che avete fatto splendidamente. Però tu come lo vedi? Come vedi che può evolvere la maniera integrando queste tecnologie? Perché ci hanno aiutato molto. Io per esempio su internet penso che è un utile strumento, ma il grosso problema è che è diventato l'unico, sembra che è diventato l'unico. La ricerca del documento, l'hai detto bene, Caravaggio, devo cliccare. Va bene, ma poi... Quindi ecco, un po' questo discorso della complessità, della sensibilità, e a Luca un po' come vedi il futuro di questo rapporto. Domande piccole, come vedete. Poi questa volta rispondo prima io, così mi tolgo subito. Bene, Luca. Bene? D'accordo. Allora, no, prima volevo subito non dimenticare, non vorrei essere frainteso. I giovani prima, bisogna che vadano in archivio, sì, proprio sì, il contrario. I giovani devono andare in archivio, magari anche presto, perché così si costruisce nel tempo quella formazione, quella educazione alla lettura di cui parlava, quella sensibilità, cioè. Però appunto, come dicevi tu, non devono andare allo sbaraglio, e secondo, deve essere consentito dal sistema formativo di poter avere il tempo per conoscere l'archivio, apprendere, formulare delle ipotesi, rivederle, avere l'umiltà di rivederle, di rileggerle, di mettersi in discussione, di confrontarsi con gli altri, di confrontarsi con chi ha già studiato. Non vedere chi, magari, io ho grandissime amicizie, cioè nel mio mondo di studi, devo dire, ho grandissime amicizie con alcuni archivisti, alcuni colleghi che studiavano le stesse cose, non erano dei competitori. Qualche volta no, cioè, anche questo. Dialogare insieme aiuta moltissimo a crescere. Questo rapporto tra chi ha già studiato, non è solo la storiografia, è anche lo studioso che conosce meglio, che può dare qualche indicazione. Quando questo si realizza, secondo me, è il motivo per cui c'è appunto una crescita comune del mondo dello studio. Quindi non è che nessuno ha mai scritto nulla di definitivo. Attenzione, cioè, non è che... prima c'erano queste inibizioni, sì, sì, sì. Poi si è passato alla totale, diciamo, deregulation, che ha portato a dei gravi fraintendimenti anche nella dinamica con cui si studia. Questo volevo dirlo, perché è importante invece che lo studioso possa accedere. Io ricordo ancora, il mio primo ingresso non fu dentro l'archivio Vaticano, perché ero ancora troppo giovane, ma 10 ingressi alla Biblioteca Apostolica Vaticana. Ero una grande gioia. 10 ingressi alla biblioteca, e poi dopo è andata fortuna. Che bellissima, adesso scusa, non voglio togliere nulla all'archivio apostolico, ma anche la biblioteca, diciamo. Non mettere il dito nella piaga. No, anche perché hanno visto delle sale che sono, è vero, è Luca, gli affreschi, che è solo quello, no, quello che dovrebbe andare. Ecco, detto questo, tornando alla domanda che tu hai posto, è certo la questione dell'articolazione del mondo, ma sempre visto in relazione alla storia complessiva. Ecco, a me colpisce negativamente la separatezza, no? Tra le storie, tra le cose che si studiano, la storia del mondo cattolico, la storia del mondo liberale, la storia del mondo massoneria, la storia del mondo proibolismo. In realtà tutte vivono insieme. L'esempio, cioè, il volume, a me piace molto questo sul Vaticano I, proprio perché è riuscito in questo senso a riconnettere. Allora, il Concilio Vaticano I spesso non si trova neanche sui libri di testo, insomma, della storia contemporanea,
È un evento incredibile, vero? Parliamo prima, no? 700, un'assemblea di questo tipo non c'è in tutto l'Ottocento, altro che assemblee costituenti. Per numero e provenienza, da tutto il mondo. Da tutto il mondo, cioè la prima volta che vengono a Roma da tutto il mondo, da veramente tutto il mondo. Poi lasciamo perdere che la gran parte sono europei, ma sono europei che magari vivono negli Stati Uniti o piuttosto in America Latina, piuttosto che in Spagna, o non vengono quelli dalla Russia, non gli permettono di andare. Non gli permettono di andare. Ma il concilio ha questo impatto. Ricordiamoci che il concilio Vaticano I è il primo concilio dopo il concilio di Trento. Un po' il mondo è cambiato. E in effetti cosa emerge? Che è il concilio in cui si affronta il mutamento. Nella preparazione dal 64 in poi del concilio, cioè non è il concilio solo, ma tutto ciò che è collegato al concilio. Eppure, diciamo, gli atti, diciamo, la raccolta dei documenti ci sono, sono anche online. E cosa si va a vedere allora? Appunto, si va a vedere come leggere quei documenti, in una prospettiva che non è solo una prospettiva interna alla storia della Chiesa o alla storia del cristianesimo, ma che appunto cerca di capire la storia contemporanea dell'Ottocento nel suo complesso. E concludo così il mio intervento, perché secondo me uno dei fascini dell'Ottocento è una questione che oggi è molto chiara agli occhi di tutti, una questione che è presente non solo nella strettissima attualità di queste ore, ma è presente nella vicenda del Mediterraneo, del Vicino Oriente, cioè il rapporto dell'Africa, dell'Asia, il rapporto tra religione e potere politico. Questo rapporto che in un certo periodo sembrava un rapporto appunto marginale, oggi torna prepotentemente al centro della scena politica internazionale. Questo è il tema dell'Ottocento. Spesso non si ricorda che Cadice e la Santa Alleanza iniziano tutte e due invocando la Trinità, naturalmente per dire cose totalmente opposte, però per dire che appunto il rapporto tra società religiosa e potere politico è al centro della storia degli ultimi due secoli, e non riguarda la Chiesa cattolica, ma riguarda la storia contemporanea in quanto tale. Luca? Ma io, per rispondere alla domanda se è cambiato il rapporto o meno, oggi c'è la pretesa che l'informatizzazione degli archivi risolva tutti i problemi. Ora, l'informatizzazione è importantissima perché potenzia enormemente gli strumenti di ricerca. Quindi lo strumento di ricerca messo a disposizione, informatizzato, potenzia enormemente le sue capacità. Però, per essere uno strumento potente, io devo avere un inventario analitico. Noi ne facciamo tanti di inventari analitici, la Commissione Soccorsi, l'Ufficio Informazione Vaticana, l'Archivio della Nunziata in Italia posseggono un inventario analitico. Però redigere un inventario analitico richiede anni di lavoro, non richiede mesi. Ora, quando tu sei un archivio enorme, devi fare il conto con le persone che hai, col tempo che hai e coi soldi che hai. Allora, di due o tre fondi si può fare l'inventario analitico e potenziarlo informativamente, ma quando io ho 600 fondi archivistici, preferisco, invece che fare un inventario analitico in 3 anni, fare 30 elenchi archivistici nello stesso arco di tempo e rendere consultabile la documentazione. È naturale che se io faccio degli elenchi archivistici sommari, io sono il primo a essere felicissimo quando fanno gli inventari analitici, perché trovo tutto. Però poi ho chilometri di carte non riordinate. Ma se io faccio un elenco sommario, è normale che a quel punto serve un sapere archivistico anche per consultare l'elenco, che o lo possiedi perché sei un conoscitore di archivi,
o lo possiedi perché c'è l'intermediazione dell'archivista, ma ora l'Archivio Vaticano, anche se avrebbe bisogno di molto più personale, un'isola felice, tra virgolette, perché ha una ventina di persone che fanno parte del personale scientifico. Ma ricordiamo che fino a qualche anno fa la situazione degli archivi italiani era drammatica, non ci sono quasi più archivisti che possono fare intermediazione. E l'archivista non si occupa solo della ricerca storica, si occupa degli archivi di deposito, dei versamenti, degli scarti, cioè di quelli che domani diventeranno archivi storici. Fa un po' anche il funzionario più che il semplice archivista storico come da tradizione oramai oggi. E quindi diciamo, tornando alla domanda, l'archivio richiede una conoscenza esperta. Io sarei, questa l'occasione di questo incontro può essere, è molto interessante per questo, ad alfabetizzare i fruitori degli archivi, più che a disalfabetizzare l'archivio tramite il ricorso a un'informatizzazione che, ripeto, è potentissima come strumento, ma solamente se io ho anni a disposizione per redigere, ad esempio, inventari analitici. E quindi il problema dell'intermediazione dell'archivista serve sicuramente, servirebbe, ma esistono archivisti negli archivi che possono essere e hanno il tempo di essere a disposizione degli storici? Ora dovremmo fare probabilmente come mission dell'archivista tanta archivistica, ok? Anche tanta comunicazione. Bisogna alfabetizzare i fruitori del domani. Ecco, tutti quei giovani studenti non è che non devono entrare in archivio, devono entrare guidati. Devono entrare guidati, sapendo la differenza appunto tra un archivio e la biblioteca. La biblioteca esteticamente è veramente molto più bella degli archivi, non solo esteticamente ma anche come documenti, perché hanno i codici miniati, hanno dei codici bellissimi. Noi i codici non ce l'abbiamo, però come dico io sempre quando insegno archivistica, la biblioteca ha due Bibbie di Gutenberg, però di Bibbie di Gutenberg nel mondo ce ne sono 50. Noi magari abbiamo la lettera dello spazzino medievale, che però è l'unica che esiste. C'è un'estetica in biblioteca che è molto più bella, secondo me c'è un sentimento nella documentazione d'archivio che però la supera abbondantemente. La tipica provocazione dell'innamorato dell'archivio. No, però ha ragione, io vado in archivio, raramente vado nella biblioteca. Poi devo dire le cose. Questa è una battuta tra archivisti e bibliotecari, ma in realtà lavoriamo da molti d'accordo. Ma io non la noto. Siete discreti. C'è una persona che vorrebbe fare un'altra domanda dal pubblico. Tanto che viene posso dire un'ultima osservazione su quella importantissima, su quelle cose che ha detto Luca. È chiaro che c'è un problema fondamentale di allocazione delle risorse. Lui diceva che l'Archivio Vaticano ha fatto delle scelte, purtroppo in Italia stiamo pagando, non so, in Spagna, ma noi stiamo pagando un prezzo carissimo di una mancanza di investimento sugli archivi. Un prezzo carissimo. No, purtroppo lo viviamo. Per cui le cose che ha detto, ma a questo punto lui ha gettato la palla sul campo delle politiche, il campo delle politiche e della cultura. Sarebbe un altro tema, un'altra volta. Prego. Grazie, buonasera. Scusate per il mio italiano. Tutte e due domande sono per Luca Carboni, da usuario dell'archivio apostolico, e vorrei sapere una valutazione, una riflessione sulla utilità della divisione fra un archivio di Segreteria di Stato e un altro di archivio apostolico. Non è una questione nuova, questi archivi sono stati riuniti per un periodo e poi si sono divisi di nuovo, e sappiamo che sono due maniere, due gestioni, due regolamenti, tutto diversi, no? Come valuta quello? Lo considera naturale? Si può riflessionare? C'è impossibile una soluzione? L'altra un po' l'ha già cominciato a rispondere. E cosa ne pensa del fatto che
all'archivio, alla Segreteria di Stato, la consultazione dei fondi di Pio XII soltanto si fa in maniera digitale. Lo considera utile, quali sono i vantaggi e svantaggi di questo, se mi può dire qualcosa. Grazie. Grazie. Mi fa queste domande, devo entrare in temi politici interni. Allora, l'archivio storico della seconda sezione della Segreteria di Stato è un archivio storicamente distinto dall'archivio apostolico vaticano, quindi è stato storicamente distinto. Il padre Leturia già negli anni 50 iniziò a consultare una parte della sua documentazione, la documentazione degli affari ecclesiastici, che è quella della vecchia congregazione precedente, tutta la seconda sezione, era conservata a parte. È stato depositato per un breve periodo, quando venne aperto il pontificato di Pio XI, anche nei depositi dell'archivio segreto vaticano. La risposta me la dovrebbero dare gli studiosi. Io credo che uno studioso logicamente ha più facilità se trova tutti gli archivi in un istituto di conservazione unico, o comunque perlomeno trovare in un istituto di conservazione unico tutti gli strumenti di ricerca. Così attualmente non è, si è mantenuta una tradizione che è quella della separazione, e quindi io comprendo che lo storico che deve venire a studiare lo stesso tema che viene affrontato dalla prima e dalla seconda sezione della Segreteria di Stato deve obbligatoriamente non solo incontrare due archivi, ma avere due archivi che hanno modalità di regolamenti diversi, e veniamo ora alla digitalizzazione, e modalità di conservazione e consultazione delle carte diverse. E se sono favorevole alla digitalizzazione della documentazione, allora l'Archivio Vaticano non l'ha digitalizzata come fruizione. Allora, se le viene a consultare la documentazione medievale in Archivio Vaticano, molto spesso si danno non i documenti originali, ma si dà un DVD di un registro vaticano medievale. Perché? Perché la consultazione del documento è quell'azione che provoca purtroppo anche la distruzione del documento stesso, cioè le politiche conservative. Noi dovremmo mettere tutti gli archivi, averli digitalizzati, messi in belle scatole conservative e nessuno li dovrebbe più toccare. Però questo è per la documentazione di tipo medievale. Per la documentazione di tipo contemporaneo, che comunque ha il rischio di conservazione, perché la carta chimica del Novecento non è meno conservabile o più conservabile della documentazione medievale, tutt'altro, anzi, molto spesso, dovrebbe essere digitalizzata. In Archivio Vaticano questo è impossibile perché digitalizzare... Ora l'archivio, con tutto rispetto storico della seconda sezione, è un archivio chilometricamente ristretto rispetto all'Archivio Vaticano. Noi riceviamo una media di 2000 buste, 2000 unità archivistiche l'anno di versamenti. Se lei pensa che digitalizzare i 2000 e passa registri vaticani da parte di un fotografo bravo richiedono 20 anni, lei capisce che io digitalizzo in 20 anni quello che mi versano in uno. Quindi è una lotta contro il tempo. L'Archivio Vaticano, sono sempre lì, sono politiche relativamente ai soldi a disposizione, al personale, fa ancora oggi consultare la documentazione contemporanea, non in maniera digitale. L'Archivio della Segreteria di Stato ha optato per un'altra scelta, che è la digitalizzazione. È più facile, me lo dovrebbe dire il fruitore dell'archivio, se è più facile consultare il fascicolo cartaceo o quello digitale. Io sono un vecchio archivista tradizionale, quindi non sono di nuova generazione, mi piace ancora il fruscio della carta e avere il fascicolo in mano per capire. Si capiscono tante cose sfogliando le carte, dalle segnature, dalla carta che c'è prima, la carta che c'è dopo,
dalla nota d'archivio. Però sono politiche adottate entrambi rispettabili. Ecco, non entro nel merito se sia negativa o meno la digitalizzazione, tutt'altro, può salvare la conservazione della documentazione, ad esempio. Grazie mille. Ho risposto? Cioè, anche perché chi frequenta molti archivi vede una talmente tale, diciamo, diversità di scelte. Sono stato anche in archivio a Madrid, sono stato anche in archivio a Lisbona, e tutte scelte totalmente diverse, tutte scelte, per non parlare degli archivi belgi, cioè tutte scelte completamente diverse, anche, oppure totalmente, per esempio, a Londra, negli archivi di Londra c'è un altro sistema ancora. Cioè, ci sono, diciamo, situazioni molto complesse, e chi va in archivio sa che deve affrontare realtà complesse, come è complessa la realtà. E con una complessa documentazione, perché ogni documentazione ha una diversa maniera di... Sì, e sapendo che non è che esiste la scelta perfetta. Ogni scelta che viene fatta ha dei vantaggi da una parte e ha degli svantaggi dall'altra, e chi la fa sceglie appunto di andare verso una parte piuttosto che l'altra, ma nessuna delle due scelte è migliore dell'altra, o una è perfetta e l'altra è sbagliata. Una cosa che usciva fuori, io soprattutto mi sono rimaste in mente le testimonianze dell'archivista dell'archivio storico nazionale, Ignazio Panizzo, e poi abbiamo avuto anche l'asso dell'archivio di Valladolid, in cui dicevano è difficile la quadratura del cerchio tra il documento, la conservazione, la fruibilità, le scelte, perché anche tu un po' ti fai guidare da quello che dal tuo pubblico, no? Dagli storici di cosa hanno bisogno, perché tu fai anche prendi decisioni in questo senso. E quindi è diciamo un po' trovare un equilibrio per tutti questi elementi, effettivamente. Io, se non ci sono altre domande, veramente ringrazio tantissimo Andrea Ciampani e Luca Carboni, hanno veramente una sessione che ci ha fatto entrare nel vivo dell'Archivio Vaticano, ma della complessità di queste vicende del mondo cattolico, delle vicende tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, e come complesso ma anche affascinante, perché anche queste luci ombre e questo non detto, queste cose che si possono andare esplorando, anche queste cose che dite sul 43-44, io mi riconosco tantissimo il fatto di non andare di andare a cercare queste zone grigie, perché poi fondamentalmente questo di queste interpretazioni bianco-nero, insomma, forse molto, a volte anche molto ideologizzate, dobbiamo andare a farci guidare dei documenti. Io ringrazio, e allora chiudiamo la sessione, e rimando il pubblico alla prossima sessione, che sarà il 16 di marzo, ritorniamo in Spagna, e diciamo, da un archivio così importante come l'Archivio Apostolico Vaticano, andiamo a finire a Simancas, quindi un archivio di pari importanza, e la sessione si intitola Trabajar en Simancas e l'Archivio della Monarchia Ispanica, effettisti e fortuna di un arcivera in historiador. Quindi, come vedete, proseguiamo con due oratori di livello, come Alberto Marcos Martín, ordinario di storia moderna all'Università di Valladolid, e la super arcivera Isabella Ghirrelanda, che per tanti anni è stata a capo dell'Archivo Generale di Simancas, della sala di consulta dell'Archivio di Simancas. Quindi veramente animo il pubblico da casa e presente di venire, perché veramente manterremo molto alto il livello, come abbiamo toccato oggi. Ancora grazie ad entrambi. E grazie a voi di essere venuti. Arrivederci. Arrivederci. Grazie a voi, arrivederci.